Dati alla mano, nel primo trimestre del 2013 i consumi nella nostra provincia sono crollati del 7,3% rispetto al 2012. Ad essere particolarmente in crisi la piccola distribuzione, che registra un calo dell'8,8% rispetto allo stesso periodo nell'anno precedente, quando, confrontandoli con il 2011, si era già verificata una diminuzione del 7,7%. Minore la variazione che investe invece la media distribuzione, per cui si individua un calo del 6% contro quello del 6,8% nel primo trimestre 2012. Per la grande distribuzione in questo primo periodo dell'anno si è invece raggiunto il meno 4,5%, un valore aumentato rispetto a quello del 2012, quando era stato registrato il meno 3,8% rispetto allo stesso periodo nel 2011. Lieve è stato così il calo per ipermercati, supermercati e grandi magazzini, che ha toccato il meno 0,2%. Entrando nello specifico delle attività e dell'andamento dei consumi al dettaglio, l'unico settore ad aver riportato una diminuzione minore rispetto al 2012 sul 2011 è quello dell'abbigliamento e degli accessori. Se nei primi tre mesi dell'anno scorso, infatti, il dato, accostandolo a quello dell'anno precedente, era calato ben del 9%, oggi non ha superato il 6%. Vertiginosa invece l'impennata nel grafico riguardante le variazioni sui prodotti per la casa ed elettrodomestici, netto il calo che ha toccato ben il meno 13,1% rispetto al 2012. E considerando che già allora la diminuzione era stata del 9,6%, il dato che riguarda il settore sembra preoccupante. Un calo del meno 8,5% è invece quello che ha investito il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari e del meno 6,5% quello dei prodotti alimentari. Alla luce di una simile situazione non stupiscono dunque i valori sull'andamento delle imprese del commercio al dettaglio, ben 127 le cessazioni che hanno riguardato il settore specializzato non alimentare, contro solo 59 iscrizioni, 38 invece le cessazioni fra il 1 gennaio 2013 e il 31 marzo 2013 per il settore alimentare, mentre 21 le iscrizioni. 7 le imprese distributrici di carburante che hanno chiuso i battenti e soltanto una che le ha rimpiazzate. Ben 117 invece quelle che hanno abbassato la saracinesca, che fanno parte del commercio all'ingrosso, contro 49 nuove attività. Per il commercio all'ingrosso, al dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli, invece 22 sono state le cessazioni, mentre 13 le iscrizioni. Hanno raggiunto ben quota 175 le attività al dettaglio cessate. Di queste, meno della metà hanno riaperto.